vedete? Ciao Diego. Ma non c'eri. Stavo qua. Ma mo l'ho visto, scusa. Ieri tremenda quella cosa. Me l'hanno detto. No, non la conosco, quindi non so di chi stai parlando. Tu presenti il libro qua, insieme al Berico Boiano. Pure. Io sto là, ma non lo so. Che fa? Io vedo fin riesco. Veramente tutti insieme non resistiamo. Lo stroppo nero va a dormire fuori, non è giusto. Sì, io adesso tutti Italia, tutti insieme. Della nostra storia repubblicana. L'inizio, che per un grande filosofo greco è la parola più bella, perché inizio significa non solo cominciamento, ma anche fondazione della nostra casa comune.
E quest'anno la festa assume un carattere ancora più esaltante, perché il 1° gennaio del 2018 sono 70 anni dell'andata in vigore della nostra Costituzione. Destinazione Costituzione, questa è la parola d'ordine dell'ANPI per il 25 aprile del 2018. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, di raccontarlo ai nostri figli, ai nostri alunni e alle nostre alunne, alla nostra gioventù. Ricordiamolo sempre, ricordatelo sempre, non dimenticatelo mai. Se abbiamo così tanta fiducia nella nostra carta fondamentale, se riusciamo a coglierne la straordinaria lungimiranza, se ne riconosciamo la profonda unicità, la vivida freschezza e la straordinaria contemporaneità, lo dobbiamo a loro, a quelli che hanno combattuto in tutti i territori d'Italia, nelle grandi città, cariche di storia, di arte e di cultura, e nei mille paesini delle valli e delle montagne, così diversi tra di loro, così ricchi di risposte variegate. Sono i luoghi in cui, lungo i millenni, chi ci ha preceduto ha saputo dare vita a una civiltà unica al mondo, prodotta attraverso la rielaborazione di contributi diversi, una civiltà fatta di saperi elevatissimi e di capolavori seducenti, di cibi e di vini che il mondo ci invidia, di buon vivere e di bellezza quotidiana. Una civiltà sempre aperta ed accogliente, giammai chiusa o arroccata nel proprio angusto cortile. Ma sono gli stessi luoghi in cui abbiamo dovuto fare i conti con una storia politica quasi sempre anomala, dentro cui non raramente balena come unica certezza il proprio particolare, fin dalle origini, con quella nascita complicata, tutta costruita sulla testa del popolo, da cui sono state deliberatamente tenute fuori le masse popolari, che più che l'epilogo di una vittoriosa lotta si è forse risolta in una sorta di conquista, con quella scissione tra nord e sud che invece di essere attraverso gli anni sanata e superata è andata via via allargandosi e approfondendosi, arrivando ai nostri giorni a livelli ormai tragicamente insostenibili. In questi eventi tanto controversi non sbaglieremo se riaffermeremo anche stamane che l'unico evento che davvero riesce a superare, a mettere da parte qualsiasi caratterizzazione negativa nella nostra storia civile e politica sia stata la resistenza al nazifascismo. E siamo in questo luogo, di fronte alla piazza intitolata uno dei primi testimoni della violenza omicida fascista, per ricordare e celebrare quel momento alto della patria. Noi siamo qui per ricordare le donne e gli uomini di questo paese che più di 70 anni fa ebbero la forza e la volontà di rialzarsi in piedi, ritrovando finalmente il senso del patto civile che non poteva non essere fondato sui valori condivisi di libertà, di democrazia, di rispetto, di giustizia, di uguaglianza e di pace. Noi siamo qui per ricordare tutti quelli, donne e uomini, che questa scelta la compirono o combattendo nelle città e sulle montagne, molti di essi sacrificando per questo la loro vita o fornendo protezione alle donne e agli uomini ebrei o non, che venivano rastrellati dalle squadre tedesche con l'attiva complicità delle squadre repubblichine. E per ricordare tutti i soldati internati nei campi di lavoro tedeschi dopo la scellerata decisione monarchico-badogliana dell'8 settembre. Tutti quelli che rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò. Siamo qui perché vogliamo ribadire il loro impegno e le conquiste di questa lotta, la dignità di essere umano contro la barbarie, l'onestà morale e la libertà per tutti. Come ripeteva il comandante Bulow, Arrigo Boldrini, noi partigiani abbiamo combattuto per chi c'era, per chi non c'era e anche per chi era contro. Ecco perché questo giorno è il discrimine della nostra storia nazionale, ecco perché non si può non partecipare alla festa della liberazione, perché il 25 aprile è la festa di tutte le italiane e di tutti gli italiani, perché i partigiani hanno combattuto anche per chi era contro, è la festa della rinascita, della dignità, della libertà. E chi continuasse ad accampare ragioni o motivazioni dal vago sapore negazionistico, chi avesse ancora intenzione di fare a pugni con la verità, ecco, tutti questi dovremmo concludere che o sono in malafede
o probabilmente augurare loro di riprendere in mano, semmai l'hanno fatto, qualche libro di storia. E la storia, ossia la memoria, va garantita, curata, come abbiamo cercato di fare un paio di settimane fa, quando con due classi del liceo Giannone siamo stati ad Auschwitz-Birkenau. Un'esperienza indicibile, ma salutare. La famigerata scritta dell'ingresso, Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, ha riportato alla nostra mente un aforisma di Friedrich Nietzsche. Ogni parola è un pregiudizio. È bene stare in guardia rispetto ai pericoli a cui il nostro linguaggio spesso si espone quando crede di cogliere l'essenza delle cose. Solo così l'uomo potrà raggiungere la libertà spirituale e sottrarre la sua mente alle bugie. La medesima necessità, quella di disvelare i pregiudizi, l'abbiamo anche oggi noi, ingolfata com'è la nostra comunicazione da montagne di pubblicità o di fakes. Diventa così necessario per la vita lavorare con attenzione e profondamente sulla parola fondamentale della nostra esistenza, e tra questa senza dubbio libertà è una di quelle da cui è doveroso partire. Libertà è parola che in quel preciso momento storico viene utilizzata dai nazisti ad Auschwitz e dai partigiani di tutta Europa. Dunque lavorare sul pregiudizio significa pure arrivare a qualche conclusione. Non potremo mai mettere sullo stesso piano chi in quel momento aveva scelto di lottare e di morire per la libertà di tutti, anche di quelli che erano e sarebbero stati contro, con chi combatteva alleato di chi stava facendo Auschwitz. Mai li considereremo uguali, mai potremmo considerarli uguali se fossimo in grado di liberare le parole da ogni pregiudizio. Non ha nessun senso parlare di generica pacificazione. C'è stato chi ha combattuto per mantenere in vita una dittatura feroce e chi ha combattuto per la libertà e la democrazia. È una differenza fondamentale che non può essere minimamente colmata con nessuna presunta pacificazione. Il 25 aprile deve essere quindi la festa di tutti, delle radici e del futuro di tutti gli italiani. Stamattina noi non siamo soli, ci sono pezzi di istituzioni che ringraziamo, ci sono i sindacati che ringraziamo, ci sono i loro dirigenti, ci sono le associazioni, ci sono i centri, ci sono i giovani. Siamo con tanti cittadini, singoli militanti e rappresentanti di partiti, movimenti e forze politiche, donne e uomini consapevoli del fatto che le istituzioni democratiche si tutelano e si difendono con l'impegno quotidiano e con la memoria collettiva delle ragioni e degli eventi che hanno costituito e costituiscono gli snodi decisivi della nostra storia. Noi non saremo mai un paese normale, lo ripeto ancora, se non riusciremo a superare queste incomprensibili discussioni rispetto a questa data fondante della nostra storia. Conosciamo tutti le vicende relative allo straordinario lavoro caratterizzato dalla concordia dialettica e dalle responsabilità etiche che portarono alla scrittura delle regole e alla definizione della sostanza stessa della nostra polis. La resistenza è la colonna portante della nostra Costituzione democratica. Noi nell'AMPI lo sappiamo bene perché la nostra missione storica è proprio quella di conservare con cura, con passione, il DNA del nostro patto fondamentale. Ma come dice il nostro Presidente emerito, Carlo Smuraglia, non abbiamo combattuto solo per la libertà, abbiamo combattuto anche per la democrazia e la solidarietà. Ed ecco la seconda parola d'ordine, uguaglianza. I borghesi amano parlare della libertà, ma è della loro libertà che parlano, non della vostra, dice un filosofo tedesco, che pone un problema reale. Che razza di libertà è una libertà puramente formale? È una questione questa a cui tenta di rispondere l'articolo 3 della nostra Costituzione, quella che prevede che la Repubblica debba mettere in atto ogni possibile azione per rendere effettiva la libertà di tutti i cittadini, senza nessuna distinzione. La libertà senza eguaglianza serve a poco, la libertà senza giustizia non serve a nulla. L'Italia degli ultimi anni è diventato un paese estremamente ingiusto, un paese dove la forbice tra poveri e ricchi si è disperatamente allargata, un paese in cui le cifre ci descrivono un panorama inquietante sulle condizioni di vita di molti milioni di nostri concittadini. È un paese, il nostro, in cui l'ascensore sociale si è bloccato da molto tempo, come l'ascensore del film di Totò, La banda degli onesti. E dentro l'ascensore non ci sono i figli dei poveri, ma i vari ragionieri Casoria, che utilizzano la politica e i privilegi per continuare ad averne. Per chi abita ai piani bassi, ahimè, la vita si è fatta durissima, o non si riesce proprio a salire, o se ci si arriva stanchi, con il fiatone, e tutti gli appartamenti dei piani alti sono già tranquillamente occupati.
Un 25 aprile che passi senza interrogarsi sull'uguaglianza e senza chiedere con forza, proprio in virtù dei valori della resistenza e della Costituzione, una svolta profonda nella politica in direzione di un'uguaglianza sempre più diffusa e dunque un 25 aprile sbagliato. Ascoltiamo Brecht nella bella traduzione di Franco Fortini, sull'ingiustizia piccola non va canite. Presto da sé nel proprio gelo sarà istinta. Meditate la tenebre e l'inverno di questa valle percossa dal pianto. Su in campo contro i grandi ladri e tutti quanti schiantateli e subito viene da loro la tenebre e l'inverno. Per loro è questa valle sempre in pianto. E infine la terza parola d'ordine, quella che ci veniva ricordata dal compianto Alfredo Festa e che ci viene continuamente ricordata da Caramba, dal nostro compagno Giuseppe Crocco che stamattina è ancora con noi e a cui dobbiamo riservare un grande applauso. Noi combattevamo perché non ci fosse più la guerra, abbiamo combattuto per la pace. In Siria si stanno compiendo ripetute stragi di civili e di bambini, ma nessuno parla dei bombardamenti a tappeto dei sauditi nello Yemen, bombardamenti diretti dagli americani perché i sauditi da solo sono incapaci di fare qualunque cosa, come scrive Alberto Negri del Sole 24 Ore. In Yemen è in corso la peggiore crisi umanitaria del mondo, con 9 milioni di persone a rischio carestia, e poi ci raccontano che si tutelano i valori universali. Il governo italiano, come rigorosamente disposto dall'articolo 11, non deve coinvolgere in nessun modo il nostro paese in nuove avventure belliche. Per questo destano gravissima preoccupazione le notizie relative all'uso già in atto delle basi di Sigonella. Nel frattempo, in tutto questo, l'ONU rimane impassibile, riuscendo a fornire un'immagine di preoccupante impotenza. Distrutto, ridotto quasi all'impotenza il cosiddetto Stato Islamico, rimane quanto mai evidente il rischio di azioni terroristiche. Tutto ciò richiederebbe da parte di un governo europeo una risposta unitaria e solidale, all'altezza della complessità e della gravità della situazione, un durissimo contrasto nei confronti dei paesi dell'Unione Europea che in risposta all'emergenza guerre e migranti hanno alzato mura materiali, politiche, ideologiche e culturali. In Palestina è bastata una manifestazione pacifica per scatenare reazioni violente. Non cessa l'allarme per lo spostamento a destra e spesso verso una destra nera di diversi paesi d'Europa. Questo è il quadro in cui si è sviluppata una migrazione di dimensioni planetarie, accompagnata da fenomeni criminali, come noi sappiamo, degli schiavisti. Chi fugge dalla guerra e dalla fame non deve essere fermato. Con l'avvio a veri e propri campi di concentramento, ma le migrazioni vanno regolate nella direzione della inclusione, non dimenticando mai che l'articolo secondo della Costituzione fa riferimento esplicito ai doveri inderogabili di solidarietà. Per questo l'AMPI resta fondamentale e prioritario per l'AMPI l'obiettivo della pace nel mondo, perché ormai non c'è vicenda che non ci riguardi da vicino. Alla stessa maniera ribadiamo l'urgenza di un impegno del governo italiano nei confronti delle autorità egiziane al fine di far emergere con chiarezza le responsabilità dei mandanti e degli assassini di Giulio Regeni. La verità e la giustizia non possono essere negate in nome di qualsiasi regione di Stato. Siamo impegnati per avviare una nuova stagione dell'antifascismo su scala europea e siamo in prima fila nella ricostruzione di un grande movimento per la pace, perché come scritto nel documento dell'ultimo congresso nazionale la via della pace e della lotta contro la violenza e i soprusi è ardua, ma l'unica che posso produrre qualche risultato concreto è questa. La raccolta di firme sotto l'appello mai più fascismi, mai più razzismi è stato un momento e continua ad essere un momento fondamentale del nostro impegno. Così come sarà la richiesta che faremo al Comune di Benevento di elaborare una delibera che vieti ogni spazio pubblico alle formazioni dichiaratamente fasciste e neonaziste. Destinazione Costituzione. Antifascismo, uguaglianza, pace. In un'opera del più antico dei tragici greci, Eschilo, i persiani, ritroviamo le radici della nostra sostanza etica. A Susa, capitale dell'impero, la regina Tossa, sposa di Dario e madre di Serse, aspetta con nell'animo cattivi presagi il ritorno della spedizione militare dei figli, del figlio contro la Grecia.
per vincere l'attesa chiede notizie sui nemici. Chi sono mai questi greci? Hanno un esercito forte, posseggono ricchezze, sono bravi con l'arco? E infine la domanda centrale, chi è il loro padrone? La risposta è chiara ed è la risposta che è nel DNA della nostra Costituzione e dei nostri partigiani. Si vantano di non essere schiavi di nessun uomo, sudditi di nessuno. Nel 472 avanti Cristo si inaugura in Occidente il concetto di libertà. Queste parole ci riguardano tutti e Dio non voglia di doversi trovare un'altra volta nell'obbligo di dover combattere per conservarle o peggio per riconquistarle. Il fatto è che come l'aria ci si accorge della loro necessità quando esse cominciano a mancare. Le nostre pratiche individuali e politiche tendono verso questa finalità primaria. Come per lo schiavo della caverna platonica, arrivare a contemplare la verità che ci farà liberi, è scritto nel Vangelo di Giovanni, è un esercizio quotidiano, lungo, complesso, anche difficile, ma è l'unico esercizio che rende la nostra vita degna di essere vissuta. Come seppero bene tutti quelli che per la propria libertà e la libertà del loro paese offersero la loro vita. Giovani come Benedetto, Aldo, Francesco e Rosaria a Faicchio nel 43, donne come la beneventana Maria Perna a Firenze nel 44, preti come Don Pietro Pappagallo o Don Giuseppe Morosini a Roma, intellettuali come Eugenio Colorni, uno dei grandi studiosi di Leibniz, autore del celebre Manifesto di Ventotene. Ma il loro sangue è diventato il seme della nostra Costituzione, dove appunto ritroviamo le radici della nostra libertà. Viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva la Costituzione e viva la Repubblica. Prima di chiudere, lasciamo come messaggio la lettura di due lettere di due condannati a morte della Resistenza italiana, raccolte nella celebre edizione Einaudi, che Michelangelo Fetto leggerà. Sono una di un giovane partigiano comunista e l'altra di un prete di Lucca. È il senso del concetto della resistenza perfetta, così come elaborato in un libro di Giovanni De Luna, in cui si ricostruisce la storia dei rapporti tra Pompeo Colaianni, comunista, e l'eletta d'Isola, donna nobile in odore di santità, a cui, nella cui casa si tenevano le riunioni del CLN piemontese. Grazie. Amiche, amici, compagne e compagni, buone feste a tutti. E questa è la lettera di Bruno Frattaglion, anni 19, studente, nato in Friuli, catturato nel dicembre del 44, in seguito a delazione, più volte torturato, fucilato il 1 febbraio del 1945. Edda, voglio scriverti queste mie ultime poche righe. Edda, purtroppo sono le ultime, sì. Il destino vuole così. Spero ti giungano di conforto in tanta triste sventura. Edda, mi hanno condannato alla morte. Mi uccidono, però uccidono il mio corpo, non l'idea che è in me. Muoio. Muoio senza alcun rimpianto. Anzi, sono orgoglioso di sacrificare la mia vita per una causa. Per una giusta causa e spero che il mio sacrificio non sia vano, anzi sia di aiuto nella grande lotta di quella causa che fino ad oggi ho servito senza nulla chiedere e sempre sperando che un giorno ogni sacrificio abbia il suo ricompenso. Per me la migliore ricompensa era quella di vedere fiorire l'idea che purtroppo per poco ho servito, ma sempre fedelmente. Edda, il destino ci separa, il destino uccide il nostro amore, quell'amore che io nutrivo per te e che aspettava quel giorno che ci faceva felici per sempre. Edda, abbi sempre un ricordo di chi
ti ha sempre sinceramente amato. Addio a tutti, addio Etta. Don Pietro Pappagallo hai nominato prima, Don Pietro Morosini, c'era un prete, lo chiamavano Don Dinamite, lo dice la parola stessa, nel suo nome di battaglia, nascondeva i candelotti di dinamite, dove li nascondeva? Nell'etame dei carri che trasportava, per evitare che i nazisti, che i soldati tedeschi, che i fascisti andassero a mettere le mani nella merda. Di toccarsi, insomma. Questa è una lettera scritta da Aldo Mei, un sacerdote di 32 anni, fucilato alle ore 22 del 4 agosto 44 dal plotone tedesco. Scrive al babbo e alla mamma. Babbo e mamma, state tranquilli. Sono sereno in quest'ora solenne. In coscienza non ho commesso delitti, solamente ho amato come mi è stato possibile. Condanna a morte. Primo per aver protetto e nascosto un giovane di cui volevo salvare l'anima. Secondo per aver amministrato i sacramenti ai partigiani, cioè aver fatto il prete. Il terzo motivo non è nobile come i precedenti, aver nascosto una radio. Muoio. Travolto dalla tenebrosa bufera dell'odio, io che non ho voluto vivere che per l'amore. Deus caritas est. E Dio non muore. Non muore l'amore. Muoio pregando per coloro stessi che mi uccidono. Ho già sofferto un poco per loro. È l'ora del grande perdono di Dio. Desidero avere misericordia per questo abbraccio. L'intero mondo rovinato dal peccato, in uno spirituale abbraccio di misericordia. Che il Signore accetti il sacrificio di questa piccola, insignificante vita in riparazione di tanti peccati e per la santificazione dei sacerdoti. Non più carta all'infuori di questa busta, e anche la luce sta per venire meno. Domani, festa della Madonna, potrò vederne il volto materno. Sono indegno di tanta fortuna. Anime buone, pregate voi tutte perché mi sia concessa presto, prestissimo, tanta fortuna. Anche in questo momento sono passate a insultarmi. Dimette illis, nescunt, quid facunt. Signore, che venga il vostro regno. Mi si tratta come un traditore assassino. Non mi pare di aver voluto male a nessuno, ripeto, a nessuno. Mai che se per caso avessi fatto a qualcuno qualcosa di male. Io qui, dalla mia prigione, in ginocchio davanti al Signore, ne domando umilmente perdono. Grazie. A quanti hanno gentilmente alleviato con preghiere e con altro la mia prigionia e la mia morte. Il povero Don Aldo Mei, indegno parroco di Fiano. Amerì, mi devi consentire, io vorrei fare una dedica. Posso? Vorrei fare una dedica a un compagno, a un amico, che per tanti anni è stato con noi in questa piazza e oggi non c'è più. Oggi prepotentemente mi viene alla mente il suo nome. Teodoro Cocca, grazie. Allora, prima di chiudere la manifestazione, vi ricordo che oggi pomeriggio la festa plurale del 25 aprile continua con un concerto fino a stasera, adesso le 11:30, credo, in cui i giovani band Stagnita e non si esibiranno per allietare e ricordare un 25 aprile antifascista e antinazista. Grazie e arrivederci. Grazie a Tavari.
vogliamo rivolgere un pensiero a tutte le anime che pensano alla vita per la patria. Che gli sia concesso la grazia per il dico del Santa Gloria del Paradiso e pregasse che mai più guerra, mai più guerra. Il fiore